Bentornati su Luigi's Mansion. In questo episodio andiamo a fare un paio di cose. Innanzitutto abbiamo la chiave di una certa porta, che non sicuramente non è questa qui verde. E sì, è verde. Ma lasciamo perdere i miei gusti, il mio fetish per il verde, insomma. Adesso dovrei andare a prendere leggermente un po' d'acqua, perché dell'acqua, non da bere ovviamente, intendo acqua del gioco. Perché innanzitutto qua dobbiamo fare alcune cose, tipo catturare un bu che c'era scappato. Vorrei andare inoltre a caccia di bu in questo episodio, quindi penso che questo episodio sarà dedito alla caccia di bu. Perdonatemi se può essere noioso, ma voglio andare prima a catturare tutti quanti i bu presenti in quest'area che andare a prendere, che andare a fare la prossima area, appunto. Ok, qua. Ok, bu la la. No, 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 non andare via. Ok, abbiamo catturato un altro bu. 13 bu su 50. Se non erro dovete averne 40 per finire il gioco. Comunque, fantastico, fai così Luigi. Bene, ora mandami i bu da tutti i lati che hai. Ok, continuiamo la nostra caccia di bu. Se non erro abbiamo preso tutti quanti tranne in 2-3 stanze, quindi non vi preoccupate. Dove sei? Ok, che no, qua non c'è niente. Quindi sarà sulle scatole, probabilmente. Ok, no, bu bomba. Ecco, ok, eccolo qua. Chiamami Game Boo. Dai, Game Boo catturato. Oh yes. Ok, sei allenato per acchiappare i bu Luigi. Bene, ora mandami il bu tutti gli altri che hai. Ok, facciamo un rapido calcolo. Dovrebbero esserci in questo gioco, cioè di quelli che possiamo prendere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bu in 15, vabbè, un po' di bu. Adesso io andrò in tutte le stanze, quindi non vi preoccupate. Inoltre c'è un'altra cosa che voglio farvi vedere, che riguarda il proseguimento di questo gioco, il completamento del gioco stesso. Quindi, qui innanzitutto c'era un'ombretta nel quadro, non so se avete notato che c'era un piccolo spoiler. No, no, questa non è l'ombretta. Che cavolo sto dicendo? Scusa, da lontano sembra un'ombretta, ma in realtà è la casa. Credo sia la casa. È una casa più piccola spettrale. Bene. Sono qui per due motivi. Uno per vedere se funziona qua dentro. Beh, dato che siamo nel... No, ok, non funziona. Penso che ci sia solamente in questa stanza qui, nella prossima stanza. Questa qua. Che se aprite... Dovreste, dato che c'è l'acqua, a rigor di logica dovrebbero esserci anche fantasmi dell'acqua. No, perfetto. Ho fatto un giro inutile. Ma la cosa bella è che almeno sto controllando se ci sono dei bu in giro. Ed è anche quello, anche questo è quello che mi interessa. Ok, nella sala da musica non c'è nessuno. Qui c'è una porta finta, vero? No, è una porta vera. Che ci sta qua dentro? È chiusa. Che ci sta qua dentro? Non ci possiamo andare. Bene. Cioè, bene no, ma avete capito, insomma. Torniamo un attimo dove era il signor Golosi. Qua non ci sono bu, già l'abbiamo presi, se non sbaglio. C'è ancora tutte quante le tovaglie, le ossa, le ossa, le ossa. Finalmente qua c'è l'acqua. Ok. Oh, c'erano dei soldi. Yeee, soldi. Adesso, vi ricordate che abbiamo innaffiato quella specie di germoglio la volta scorsa? Bene, è diventato una specie di bocciuolo. Quindi continuiamo a rinnaffiare il nostro fiorellino. E è diventata una specie di margherita gigante. C'è qualche altra cosa qui nel cimitero? Perché non mi ricordo se ci sono dei bu nel cimitero o no. Credo di no. Ok, non ci sono. E come si ritorna? Tutto qua. Ok, no. Ci serviva comunque l'elemento acqua per far vedere un paio di cose. Innanzitutto volete, cioè dovete secondo me annaffiare il fiore all'inizio dell'area 3, perché poi avrete tipo la vita molto più facile per ottenere un punteggio alto in Luigi's Mansion. Adesso penso che ci siano alcune cose che dovrei far vedere, ma sì, le faccio vedere rapidamente e poi stacco. Cioè, poi stacco, che cavolo sto dicendo? Rapidamente e poi continuiamo il tutto. Qui, porta finta, ok. Appena incontrate una pianta nel gioco, adesso lo faccio vedere un po' meglio, e avete l'elemento acqua, vi conviene innaffiarla. Voi dite perché? Beh, immaginatevi un po'. Logica Nintendo.
annaffiare le piante. Beh, dovrebbe fare qualcosa di utile, no? Infatti, annaffiando le piante potete ottenere un casino di soldi, un casino di gemme. Avete la vita facile, insomma, se ottenete un casino di gemme e piante. Io penso di innaffiarle tutte quante non registrando, o forse le innaffierò registrando. Non credo che ci sia una pianta qui. Comunque penso di farlo da solo, senza stare a dire: ehi, là c'è una pianta, innaffiatela. Però ci sono alcune piante che danno alcuni soldi. Bene, penso di aver preso tutti quanti i bu possibili. Spero di aver preso tutti quanti i bu possibili. E quindi direi subito che possiamo andare avanti, finalmente. Ora, dobbiamo andare nell'area 3, giusto? Me ne ero completamente dimenticato. Anche se, beh, abbiamo l'unica chiave che possiamo usare, quella là. Andiamo finalmente nell'area 3, nell'area di fiori. Ha senso anche, eh? Dicevo, perché ha senso? Perché usciamo in una sottospecie di giardino. Anche se non mi ricordo come si chiama. Mini fantasmini. Nel cortile, appunto. Adesso, dato che qua c'è un bel po' di roba, vorrei aspirare tutto. Ma non i fantasmi normali. Cuore, perfetto, dammelo. I want your heart, grazie. Quindi dovrebbero essere altri fantasmi dell'acqua, ok. Sarebbe stato strano il contrario. Ah, qua ci sono molte piante da innaffiare. Ok, qua non c'è niente. Ok. E un altro smeraldo. Che poi tecnicamente... Ok, assorbito. E fantasmini, levatevi dal cavolo, grazie. Ok, continuiamo ad annaffiare. Magari ci sono dei soldi, appunto una barretta d'oro. Preferivo di cioccolato però. Soldi! Mi sa che non rispondono all'infinito quei fantasmini viola, eh. Sono carini però, dai. Non potete negare il contrario. Non fatelo, ve ne pentirete, perché sono davvero carini. Adesso, me ne parlerò più tardi. Qui c'è qualcosa? Un pezzo di carta. È la lettera di Mario. Che c'è scritto? È un altro strumento che possiamo analizzare. Che possiamo far analizzare da Madame Clairvoyant. L'ho letto in inglese, scusate. Madame Clairvista. Adesso. No, 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 è impossibile. Sentite questo rumore sottofondo? Ve ne parlerò adesso tra 2 secondi. Dai, ridi. Dai. Ok, ho capito, sono troppo lontano. Appari per favore, grazie. Sputa. Ridi. Vai. Ok. Adesso, qui c'è qualche altra cosa? Sì, ci sono dei soldi. Dai, ma come ha fatto a prendermi? Cioè, l'esplosione mi ha preso dopo che la bomba era esplosa. Ok, uno l'ho catturato. Ne manca un altro. Sputa. Perfetto. E facendo ciò potrete ottenere altra roba. Non dovrebbero esserci cose strane tranne questo. Ah, e c'è un Toad. Sta piangendo. Somsniff, c'è qualcosa di terribile in quel pozzo. Scusi? Ok, dobbiamo andare a vedere il pozzo probabilmente. Ma prima c'è una cassa che contiene un sacco di soldi. A noi ci conviene. A noi piacciono i soldi, vero? Soprattutto perché i soldi sono praticamente il punteggio di questo gioco. Direi che possiamo dunque scendere nel pozzo. Pian piano si scende nel pozzo. Andiamo avanti. Adesso praticamente ci sono delle rivelazioni molto importanti, eh? Fammi uscire di qui! Vedete? Lì c'è Mario e c'è anche il Re Boo. Come faccio a sapere che Re Boo, beh, ha una corona? E qui c'è un fantasma. Mi sembrerà inutile, ma
Se lo catturate, finirete l'area del pozzo e vi farà cadere una chiave. E bene, apriamo quella sala là. Piccola nota, quando uscite, appena riesco ad uscire ovviamente, dovrete sentire, ecco qua, insomma si sente poco, ma c'è Mario che urla da dentro al pozzo. Ok, e adesso se riuscissi ad aprire questa cosa senza farmi male, ok, dopo aver visto il pozzo, entrando lì, l'hai visto anche tu, vero? Come hanno osato fare ciò a Mario? Quando l'ho visto così ho preso paura e ho cercato un posto in tutto il palazzo dove rifugiarmi. Mentre correvo ho visto che per caso che Mario ha perso in giro alcune delle sue cose. Il cappello che aveva anche nel quadro, ma pazienza. Un guanto, una scarpa, una lettera e una stella. E in tutto ho visto 5 cose. Andrei a prenderle se mi ricordassi dove sono. Sì, probabilmente avrei dovuto raccoglierle subito. Lascia fare a me. Davvero? Troverai tutte le cose di Mario per me? Magnifico. Oh, grazie mille Luigi. No, grazie, non voglio salvare. Adesso andiamo nell'area 3 finalmente, cioè nell'area 3, in una stanza dell'area 3. Adesso, prima vorrei controllare se c'è qualcosa, appunto. Non me lo ricordavo neanche, però sapevo che c'era un qualcosa di sospetto qui intorno. Ricordo che è meglio sempre analizzare tutta quanta la stanza prima di... Oh, c'è un Macho Man lì. Prima di svelare il fantasma, insomma, di catturare il fantasma. E possiamo andare sul... Vai. Ok, qui c'è una chiave. È una chiave segreta, se non sbaglio. Ci conduce un'altra volta... No, perfetto. Ok, perfetto. Penso che sia una chiave per una scorciatoia. Bene, adesso analizziamo questo tizio qua. Come facciamo a catturarti? Ma tu guarda sto ranocchio, io sono gigante, potrei usarti come sta cuore proprio pugilato. Oh, è un riferimento a qualcosa che non dobbiamo fare con quello sacco di pugilato? Ok. Ah, mi ha fatto male da solo. Mi sa che dobbiamo sbattere il sacco di pugilato per tutte, ogni volta, vai. Dai, cercatemi di catturare questo... Questo macho man. So solo che è abbastanza difficile da catturare. Infatti dovremmo essere riusciti a prendere l'argento. Sì, l'argento ce l'abbiamo fatta. E lui torna ovviamente a fare i pesi. Vai, sbatom. Torna qui. Ah, subito. Pensavo che dovessimo rifare tutto quanto dal terzo coso. E catturato. Un'altra di quelle casse verdi. Penso che le casse verdi diano solamente soldi, eh. Ah, qua c'è un bu, ovviamente. Perché, com'è Luigi's Mansion senza trovare i bu? Ok. Bu! Sono Beauregard! Lasciali catturare, per favore. Non andare in altre stanze. Non andare in altre stanze. Non andare in altre stanze. Non andare in altre... Ci si può arrivare nella stanza di Melody. Perfetto, andiamo. Allora... Non dovrebbe essere molto difficile da trovare o da prendere. Quindi io ci vado subito. Non voglio rischiare di dimenticarmene, insomma. Ok. Stanza di Melody. Mi sa che si nasconde anche nella stanza di Melody, quindi cerchiamo di trovarlo. Ok, vediamo. Ecco qua. Qua. Nel violoncello. Ok, qua. Beauregard, smettere di guardarmi. Non scappare via. Non scappare via. Non scappare via. Yes. Oh yeah. Catturato Beauregard. Bravo, ne hai preso un altro. Bella grande Luigi. Bene, ora mandami il bull e tutti i radici che hai raccolto. Ok. 15 su 50, eh. È un buon traguardo, considerando che devo catturarli tutti e 50. My gosh. Ok, non so se King Boo vale come il 50esimo. Spero di no, cioè credo di no. Lasciamo perdere comunque. Abbiamo preso una chiave, adesso la andiamo ad aprire, non vi preoccupate. Ad aprire la chiave? No, non si dice così. Però qui c'è una cassa che dobbiamo ancora aprire, giusto? Me ne ero dimenticato. E soldi, 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 un altro diamante d'argento.
Da notare come i soldi volano ancora, mentre tutto il resto si ferma. Adesso, non dovrebbe esserci nient'altro qui, giusto? Sì. Quindi si prosegue. Qui possiamo sbloccare per l'area 2. Scorciatoia. C'è qualche altra cosa di aperto però? Direi di no. Penso di dover salire. Si sale qua? Beh, bene, si sale. Siamo quindi nell'area 3. Oh, si vive l'elemento acqua. Fortuna che ce l'ho. Quella è chiusa? Quella è aperta, ma andiamo prima in quella chiusa. Ma è finta? No, è vera. Ok. Ok. Quindi? Oh, piante incantate. Mi sa che quello era un fantasma. No, era normale, era normale. Ok. Assorbite i piatti. Oh, ma cosa? Ok. Penso di... No! Vedo quel diamante, un attimo. Dovrebbe esserci un modo per scendere, vero? Ci deve essere un modo per scendere. Come si scende, come si scende? Ok, qua si scende. Dimmi che non è sparito quel coso. Dimmi che non è sparito. È sparito. Lasciami stare. Ok. Basta con questi piatti. Si possono risucchiare in modo definitivo? Ah, qua c'è prima la tovaglia, vero? E se non riesco a risucchiarla... Lasciami stare! Ok. Mi sa che rispondono all'infinito questi piatti. Ok, no, ce l'ho fatta. Però ci sono altri piatti là. Scusate? E riappari fantasma? Ok. Catturato! Mio Dio! Una cassa bianca. Bene, andiamoci. Ah, è vero, ci sono dei bu qua, me ne ero dimenticato. Vabbè, in tutte le stanze ci sono dei bu, non è che... Ok, là. C'è Jingle Boo, Jingle Boo, Jingle All The Boos. Catturiamo questo bu e andiamo avanti nel gioco. Perfetto. Bene, Luigi, questa volta devo darti delle informazioni importanti. Dato che stai pulendo, non sarebbe una cattiva idea occuparsi anche delle piante del palazzo? Sai quello che serve alle piante, no? Acqua. Già ho detto nella scorsa parte, infatti, che innaffiando alcune piante potete ottenere degli oggetti. Io adesso non lo faccio perché non ho delle piante da innaffiare. Soldi. Non chiedetemi come sia possibile camminare sul soffitto, ma qui c'è, se non riusciamo ad aprirlo, un'altra medaglia, la medaglia dell'elemento ghiaccio. Oh yes, it's freezing. Ecco, Luigi, cosa hai trovato? Fammi vedere. Oh, ah, ma è una medaglia elemento ghiaccio. Ora puoi usare l'elemento ghiaccio. No, davvero. I fantasmi ghiaccio si trovano solo nei posti freddi. Forse ne trovi nei frigoriferi e nelle zone fredde. Secondo i miei studi escono allo scoperto quando ti avvicini. Bla bla bla, quando ne aspiri uno puoi usare il pulsante L per esperire l'elemento ghiaccio. Premendo fino in fondo puoi sparare un pozzo di ghiaccio, ok. L'acqua congela il ghiaccio è molto efficace contro l'acqua, questo non è Pokémon. Lo puoi usare contro i fantasmi d'acqua, hai trovato un ottimo strumento, Luigi. Potresti congelare anche una vasca d'acqua calda. Oh yeah. Quindi, lasciamo perdere questo elemento acqua e prendiamo l'elemento ghiaccio. Core. Ok. Penso che serva l'elemento ghiaccio per continuare nell'area 3, quindi, sì. Soldi. Allora, posti in cui possiamo andare. Solo uno. Buon per noi. Attenzione ai ratti.